Raga, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi qua con il mio amore facciamo una challenge che non abbiamo mai fatto. No, questa no. Questa mai no. Avete presente l'IMY challenge? Consiste nel farsi delle domande. Ad esempio, hai mai bigiato a scuola? Dobbiamo rispondere. Qua abbiamo il telefono. Mostreremo il sì e il no. Però devi essere sincero. Vabbè, quello è no, mo, giura che non dici bugie. Giuro. No, ma tu non le hai ancora lette le domande, no? Perché ne ho selezionate un po'. Ho cercato su internet, ho scelto quelle che più mi piacevano, quelle un po' simpatiche, alcune un po' imbarazzanti. Madonna, mi sto preoccupando. No, vabbè. Prima domanda, chi è che inizia? Pari o dispari? Pari. Dispari. Pari. Bim bum bam. Bim bum bam. Bim bum bam. Incomincio io. Hai mai fatto la pipì in piscina? Ma non quando eri piccola, eh? No, in generale. Ah, ok. In età media. Ok, vai, dobbiamo scrivere qua. Ah, anche io? Amo, sì, soltanto io rispondo. Voglio scrivere bene. Ok, 3, 2, 1. Ma quando è successo? Quindi tutte e due. Da piccolino, ma a chi non è capitato, scusa? Ma se tu hai detto non da piccolino. Vabbè, tu hai detto va bene tutto, allora ho detto. Sicuramente quando avevo 18 anni non lo facevo più, ovviamente. Ah. 17. No. Ma sai che esistono piscine in cui mettono tipo lo so, quella sostanza che diventa tutto blu dove fai. Lasciamo stare. No, non mi è mai capitato quello, per fortuna. Ok, vai. Seconda domanda. Hai mai rubato? Ah, rispondo? Ok. Vediamo, voglio proprio sapere, Francesco. Sei pronto? 3, 2, 1. Io però faccio una triste, quindi è un sì a metà. Ragazzi, non fatelo. Sì. Ma quando ero piccolina, cioè... Vabbè, ma cavolate, chiaramente, non ho mai fatto... Tipo, tu che cos'è che... Guarda, la prima volta che questa me la cioè non è che me la ricordo, me l'ha ripetuto così tante volte mia madre. Avevo 2 anni. Come 2 anni? Sì. Tutti i costi mi sono dovuto rubare un cucchiaino al supermercato, ma era particolare. Ma perché un cucchiaino in un gioco? E ho rubato un cucchiaino. Che te. A 2 anni. Allora, io ai tempi, quando ero piccolina, andavo sempre con i miei genitori nei centri commerciali, tipo nel weekend andavo con loro e mi mettevo però nella zona dove c'erano tutti i giornalini, il Cioè, dove c'erano tutti i personaggi famosi, quelli di Disney Channel, Zac Efron, ma all'interno c'era tipo regalino, luci da labbra, ombretto. E io aprivo la pellicola e prendevo il regalino, capito? Però era il regalo. E non dicevo niente a mamma e papà. Poi un giorno gli ho detto: guardate che cosa ho preso. Valentina, da dove l'hai preso? L'ho trovato dentro al giornale. E dove è il giornaletto? Mica l'hai comprato. Ma c'era scritto che era il regalo. Comunque non fatelo, noi eravamo piccolini. No, cioè... Quindi prossima domanda, amore. Hai mai vomitato in pubblico? Dai. Queste qui le ho selezionate io. Fatto. 3, 2, 1. Ma che bugiardo! In pubblico mai. Mai. Non mi è mai successo. Discoteca. Mai. Ma in che senso? Ah no, è vero. Sempre, cioè, raga, se mi lui capitava... lui regge tantissimo, cioè. Sì. No, a me è capitato. Dov'è che ero? Vabbè, magari ai tempi quando ero un po' più piccolina in discoteca. Oppure al Movement a Torino, tipo di una festa techno lì al dove c'era il guardaroba. Tocca a me, prossima domanda. Hai mai fatto una fuga romantica? Cosa devi scrivere? Cioè, un poema, sono 2 lettere. Ok, 3, 2, 1. Ma come? Io l'ho fatta con te. Ah. Ma che c'è? Cioè, io mi immaginavo, ma poi sembrava stessi scrivendo sì. Cioè, io sì, col cuoricino, guardate il mio, aspettate che mi... Aspetta che va poco. Cioè... Ah, ma non ti ricordi quando... Vai, vediamo se ti ricordi quando era la poca. Avete capito chi è quella romantica della coppia? Che cavolo di fuga era? Chi è che si è scappata, scusa? Tipo, vai, dimmi quando era. Quando è che abbiamo fatto questa fuga?
quando sei tornata alle Maldive. Sì, che carino. Sì, ma non era una fuga romantica. Nel senso, dai nostri genitori, perché allora i miei genitori non sapevano ancora che stavamo insieme. No, siamo scappati. Ah, ma per dire, no, fuga. La rapita da casa. Lui si immagina la fuga tipo nei film, capito? Vabbè, qualcosa di strano, io no. Ho detto ai miei genitori che eravamo a Milano. Hai messo l'accento sulla mia N. Io? Come ho fatto? Non lo so, è toccato a me. Vabbè, sulla mia N, so. Fatto sta che i miei genitori non è che sapevano dove fossi. Io gli avevo detto che eravamo a Milano. In realtà siamo partiti. Ah, allora facciamo così. Non vale. Prossima domanda, scegli tu. Ok. Hai mai russato così forte da svegliarti da solo? Questa l'ho scelta per qualcuno. Ci sono, ci sei? Sì. 3, 2, 1. Ma smettila, l'ho scelta apposta per te. No, ma io non mi sveglio. Ma che gli altri magari, ma non russo poi, sei tu che russi comunque. Non è vero, bugiardo. Sì, no, no. Allora, piccola scenetta, lui qua sul divano. Ma non perché sento. Sì, fidati, ma così, è così, no. Tu russi. Russi perché? Perché respiri male. Magari ti va, che ne so, di traverso la saliva piuttosto che altro, allora fai e ti svegli, ma no, sicuramente non perché sento. Fidati, perché ti senti che fai quel verso, no, un po'. No, non mi sento, io non mi sento mai russare. Infatti sembra che io ti dico, boh, non lo so, penso di no. Dormi come un sasso. Tocca a me. Vai. Hai mai baciato uno sconosciuto? Cioè, sconosciuto in che senso? Che era la prima volta che lo vedevi. 3, 2, 1. Oh, il mio sì, ah, eccolo. Bravo, ah, bravo, brava. Bravissimo. Vabbè, banalmente, quando eri ragazzino a ballare. Non è più come i tempi dei nostri genitori, eh. Vabbè, ma... penso che mi diano ragione i ragazzi. Ma ovvio, ovvio, sono cambiati i tempi purtroppo. Prossima ed ultima domanda. Vada, vada. Sentiamo. Allora, hai mai mentito al tuo partner? Vabbè, vediamo. Ma ha mentito anche sulle cose stupide o qualcosa di serio? Tu menti sempre! Non è vero! Sì! Non è vero! Ora litighiamo! Cioè, per le stupidate... Mi stavo trattenendo! Allora, ma non posso scriverlo perché è troppo lungo, per le stupidate sì, per il resto non abbiamo ancora risposto, non puoi parlare adesso. Ok, sei pronto? Io sì. 3, 2, 1. Ma che cavolo hai scritto te? Per le stupidate sì. Sì. Ma... e insulti. Ma come si mettono... non mi ha insegnato a mettere queste cose. Nel 2023 ancora Francesco non sa usare Instagram. Abbiamo litigato. No, sono arrabbiatissima. Fine. Si vede. Ok. Una semplice semplice. Vai. Hai mai scorreggiato in metro? Ma l'ho scritta io? No. Veramente? Ma poi perché in metro? Okay. Penso che ogni tanto quando sei in metro si sentono dei buoni odorini. Vediamo se la Vale ha fatto. Stavo per scrivere una cosa sbagliata. Vediamo se la Vale ha fatto parte anche lei di questo gruppo. Ma guarda che stai tremendo. 3, 2, 1. Guarda. Sì. Sapevo, ma tu guarda che sei assurdo. Vabbè. Quando scappa uno si trattiene. Se no, non ce la fa. Non sono d'accordo. Ma perché? Vabbè, siete sarà così? Successo una volta. Ma voi maschi. Ma perché siete così? Non capita, tutti. Capita, cioè siamo persone. Ma non controllate il vostro corpo? Sì, però se scappa, scappa, cioè non ci puoi fare niente. Vabbè, ok raga, dopo questo io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Sì, dai. Alcuni pezzi non li taglio, eh. Ok? Ok. Hai mai dato un bacio alla tua ragazza quando eri arrabbiato con lei? No. E adesso sì! No, sei tu che mi hai baciato, io mi sono dissolto da questo... uno. ...da fare. Consigliatemi qua sotto altri video che vorreste vedere sul mio canale, anche perché magari sceglierò proprio la vostra idea. Ciao raga! Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Ciao ragazzi!